Ciao ragazzi, in questo video parleremo di equazioni logaritmiche, vedremo come si risolvono in generale e poi faremo un esempio per vedere appunto come si applicano queste regole. Allora, un'equazione logaritmica è un'equazione in cui l'incognita compare nell'argomento di un logaritmo. Quindi, in generale, un'equazione logaritmica si potrebbe ridurre nella forma logaritmo in una certa base a di un'espressione che contiene l'incognita f di x uguale logaritmo in base a di g di x. Quindi in questo video ci occupiamo di risolvere le equazioni che possono essere ricondotte a questa forma. Allora, la cosa a cui dobbiamo fare attenzione in un'equazione logaritmica è che bisogna imporre delle condizioni di esistenza o di ammissibilità. Perché dobbiamo ricordarci che il logaritmo di una quantità non è definito per qualsiasi valore, ma possiamo fare il logaritmo soltanto di numeri positivi. Quindi, quando abbiamo davanti un'equazione con i logaritmi, dobbiamo sempre fare attenzione al fatto che tutti gli argomenti dei logaritmi devono essere posti maggiori di zero. Quindi, bisogna prendere gli argomenti dei logaritmi, porli maggiore di 0 e questo ci darà un sistema di equazioni, di disequazioni, potrebbe essere anche soltanto una, quindi una singola disequazione, oppure un sistema con più disequazioni. Questo sistema ci darà le condizioni di esistenza. Condizioni di esistenza. Esistenza. Di esistenza per le soluzioni. Fatto questo, il passaggio successivo è quello di dire: ok, ma due logaritmi sono uguali se sono uguali gli argomenti. E questo deriva dal fatto che il logaritmo è una funzione biunivoca, quindi se i logaritmi sono uguali, questo vuol dire che gli argomenti devono essere uguali. E questo anche perché abbiamo sia primo membro sia secondo membro la stessa base. Quindi l'equazione si risolve in generale in questo modo: si deve portare in una forma in cui abbiamo logaritmo di una quantità uguale logaritmo di un'altra quantità, si devono imporre le condizioni di esistenza, prendendo gli argomenti dei logaritmi e ponendoli maggiori di zero, risolvendo il sistema di disequazioni, e poi si possono togliere i logaritmi, cioè passare agli argomenti, scrivendo al posto di logaritmo di f di x uguale logaritmo di g di x, semplicemente f di x uguale g di x. Facciamo un esempio per capire come funziona. Consideriamo questa equazione con i logaritmi, logaritmo in base 2 di x meno 2 più logaritmo in base 2 di x uguale logaritmo in base 2 di 9 meno 2x. Allora, questa è un'equazione logaritmica in quanto l'incognita compare dentro l'argomento di un logaritmo e, come dicevo precedentemente, dobbiamo andare a cercare le cosiddette condizioni di esistenza perché sappiamo che possiamo calcolare il logaritmo soltanto di numeri positivi. Quindi dobbiamo prendere gli argomenti dei logaritmi che compaiono nell'equazione e porli uno per uno maggiori di zero. Questo che otteniamo è un sistema di disequazioni che rappresentano le cosiddette condizioni di esistenza. Quindi andiamo a risolvere questo sistema, x maggiore di 2, x maggiore di 0, da qua otteniamo meno 2x maggiore di meno 9 e quindi x maggiore di 2, x maggiore di 0, x minore di 9 mezzi. Per risolvere un sistema di disequazioni dobbiamo andare a vedere dove sono verificate tutte contemporaneamente. Quindi possiamo disegnare la retta dei numeri reali, segnare i tre numeri che vediamo nelle disequazioni in ordine, quindi 0, 2, 9 mezzi, e considerare le tre disequazioni separatamente, quindi la prima, la seconda e la terza. La prima disequazione dice che è verificata per x maggiore di 2, quindi disegno una linea continua
dopo 2 è tratteggiata precedentemente. 2 escluso, quindi faccio un pallino vuoto, che per me significa che escludo il 2, mentre pieno significa che lo includo. Questa è una notazione che cambia da libro a libro, da professore a professore, quindi questa è la mia notazione, per questo ve l'ho detta. La seconda equazione invece è x maggiore di 0, quindi significa che è verificata dopo 0 e non è verificata prima, con 0 escluso. La terza disequazione invece è verificata prima di 9 mezzi e non dopo, quindi tratteggiata dopo, con 9 mezzi escluso. Adesso dobbiamo andare a vedere dove sono verificate tutte insieme, cioè dove le linee continue si sovrappongono. Vedete che l'unica regione in cui tutte e tre le linee sono continue è tra 2 e 9 mezzi, perché prima di 2, per esempio, abbiamo che prima di 0, 2 non sono verificate, la terza sì, tra 0 e 2 la prima non è verificata, le altre due sì, e dopo 9 mezzi le prime due sono verificate e la terza no. L'unica regione in cui tutte sono verificate è tra 2 e 9 mezzi. Quindi vuol dire che le condizioni di esistenza sono x compreso fra 2 e 9 mezzi. Quindi quando troveremo le soluzioni o la soluzione di questa equazione, dovremmo paragonare quello che troviamo con questa condizione. Adesso andiamo a risolvere l'equazione, che era logaritmo in base 2 di x meno 2 più logaritmo in base 2 di x uguale logaritmo in base 2 di 9 meno 2x. Bene, per una delle proprietà dei logaritmi, se non ve le ricordate, vi consiglio di andare a guardare il video che ho fatto apposta sulle proprietà. La somma di logaritmi può essere scritta come il logaritmo del prodotto, quindi x per x meno 2, ovvero il logaritmo trasforma prodotti in somme, mentre al secondo membro lasciamo la situazione com'è, quindi logaritmo di 9 meno 2x. A questo punto si deve fare quello che ho descritto nella parte più di teoria, cioè passare agli argomenti. Avevamo detto che quando uno davanti a un'equazione del tipo logaritmo di f di x uguale logaritmo di g di x, dopo aver fatto le condizioni di esistenza, può direttamente scrivere l'equazione f di x uguale g di x. Quindi facciamo il cosiddetto passaggio agli argomenti, passaggio agli argomenti. Quindi scrivendo x per x meno 2 uguale 9 meno 2x. E vi ricordo che questa adesso è un'equazione di secondo grado, ma è soggetta alle condizioni di esistenza, cioè questo passaggio agli argomenti non è gratis, avviene sotto quelle condizioni. Quindi, diciamo, se io cancellassi tutto quello che ho scritto prima e vi dessi questa equazione di secondo grado, voi sapete che ha due soluzioni e le trovate. Ma siccome questa equazione di secondo grado proviene da un'equazione con i logaritmi, cioè proviene da un passaggio agli argomenti, su questa equazione sono imposte delle condizioni. Adesso andiamo a risolvere, quindi scrivendo x quadro meno 2x uguale 9 meno 2x, quindi il meno 2x si può cancellare prima e secondo membro e otteniamo x quadro uguale 9, che sappiamo avere come soluzioni x uguale più o meno 3. Queste sono le due equazioni dell'equazione di secondo grado, ma adesso dobbiamo andare a paragonare con le condizioni di esistenza. Quindi, le condizioni di esistenza dicono le soluzioni, se ci sono, devono essere comprese tra 2 e 9 mezzi. 9 mezzi vi ricordo che è 4,5. Quindi vedete, le condizioni di esistenza dicono che la soluzione, se c'è, deve trovarsi qua dentro, tra 2 e 9 mezzi, però noi abbiamo trovato che una delle due soluzioni è 3, l'altra è meno 3. Ma le uniche ammissibili sono quelle tra 2 e 9 mezzi, quindi vuol dire che la soluzione meno 3 è da escludere. Da escludere perché non rispetta le condizioni di esistenza. Cioè,
Vedete, questa equazione di secondo grado non è un'equazione di secondo grado che è l'inizio dell'esercizio, proviene da un logaritmo, quindi su di essa ci sono imposte queste condizioni. Quindi, nonostante questa è un'equazione di secondo grado, la soluzione al singolare dell'equazione logaritmica è soltanto x uguale 3. Quindi la soluzione sarà x uguale 3. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi è servito, vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale e se avete altre domande sulle equazioni logaritmiche, beh, fatele nei commenti e sicuramente vi risponderò prontamente ai vostri dubbi. E come sempre, buona matematica a tutti.